Allora, buon pomeriggio a tutti quanti, bentornati. Quest'ultima sessione del workshop EPOS Italia sulla pericolosità sismica. Quest'ultima componente della discussione verrà gestita dal professor Chiara Smerzini del Politecnico di Milano e sarà incentrata principalmente sugli aspetti più ingegneristici della pericolosità. Quindi chiaramente l'abbiamo nominata come sessione riguardante l'impatto, ma nella pratica verranno considerati più aspetti, chiaramente, che sono più o meno connessi, chiaramente, al concetto dell'impatto. Questa è una cosa chiaramente fondamentale perché spesso e volentieri la comunità che non è, diciamo, costituita solo da sismologi e che tratta, diciamo, la pericolosità sismica, ha difficoltà a comunicare con figure diverse. Figure ingegneristiche in particolare, ma oggigiorno questa sinergia diventa, è chiaro, diventa sempre più importante e fondamentale. Ed è quindi importante anche non solo avere chiaro la direzione che dobbiamo prendere, ma anche l'utilizzo di un linguaggio chiaramente comune. Fatta questa piccola introduzione, passo la parola a Chiara e ti abilito la Ok, condivisione del grazie, desktop. così condivido la mia presentazione. Fatto. Vedete tutto, giusto? Chiedo conferma. Ok, allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Prima di tutto vorrei ringraziarvi per la partecipazione a questa sessione che ritengo essere molto, molto interessante. Siamo ormai tutti un po' stanchi perché siamo arrivati alla fine del workshop e quindi vi ringrazio per la pazienza e per la tenacia, diciamo così. Vorrei ringraziare anche gli organizzatori che mi hanno invitato a moderare questa sessione. Apprezzo molto il fatto che abbiano inserito in un workshop sulla pericolosità sismica una sessione dedicata proprio all'analisi dell'impatto. Allora, diciamo che il compito che mi è stato affidato è piuttosto complesso, difficile, delicato, perché come accennava anche prima Valerio, si tratta di far dialogare due mondi, il mondo della sismologia, della geologia e il mondo dell'ingegneria, che spesso in qualche modo fanno fatica a parlarsi. Il tutto partendo dalla contezza che i prodotti della pericolosità sismica hanno un obiettivo normativo e quindi sono destinati fondamentalmente ad un uso applicativo nel campo dell'ingegneria sismica. E come ha ricordato anche stamattina il Presidente della Commissione Grandi Rischi, il legame strettissimo tra pericolosità sismica e applicazioni, quindi ingegneria, non va dimenticato, perché poi i prodotti della pericolosità sismica sfociano nell'applicazione, nella normativa sismica. Come tutti sappiamo, i modelli di pericolosità sismica forniscono la base per la definizione delle azioni sismiche nella normativa, oh, scusate, nelle norme tecniche per le costruzioni. Gli spettri di progetto elastici, sono infatti definiti, a partire dalla mappa di pericolosità sismica, da partire dal modello di pericolosità sismica, in particolare a partire dagli spettri a pericolosità uniforme. Quindi spettri di progetti definiti per diversi livelli prestazionali per cui la struttura deve essere verificata, sono definiti da UHS, gli spettri a pericolosità uniforme, assegnando determinati prefissati periodi di ritorno, ovvero probabilità di eccedenza nell'arco della vita di riferimento per la struttura.
I prodotti, le mappe di pericolosità vengono fatte su un suolo di riferimento rigido, convenzionalmente un suolo di tipo A, è ovviamente importante, è riconosciuto che il ruolo giocato dalle condizioni geologiche e morfologiche locali. Quindi occorre poi introdurre anche un altro elemento che è quello della pericolosità sismica locale, ovvero quantificare come le condizioni geologiche e morfologiche locali vanno a influenzare le ordinate dello spazio di progetto. Come avete visto nel sommario che ho presentato sul sito del workshop, ho individuato cinque tematiche principali da affrontare in questo dibattito. Sono solo cinque, ma in realtà potrebbero essere molto di più. Sono cinque, ma sono anche tante tematiche, quindi so benissimo che sto mettendo tantissima carne al fuoco. In queste successive cinque slide vado a riprendere queste cinque tematiche. Allora, la prima tematica che ho individuato è quella della validazione. Ne abbiamo parlato in diverse occasioni nel corso delle sessioni precedenti, anche se questo aspetto, a mio parere, nelle sessioni precedenti è stato trattato sempre un po' di striscio, di sfuggita. Io credo che, stante il fortissimo impatto che hanno gli studi di pericolosità sulle applicazioni, sulla normativa, ci sia necessità di consolidare e di definire una serie di procedure e di strumenti che permettano di validare e testare i modelli di pericolosità. I singoli, penso, sia una scala del singolo componente del modello che a una scala del modello aggregato, dell'aggregazione dei singoli componenti. E quindi non credo che ci siano degli strumenti e delle procedure così condivise e consolidate. Quindi la mia domanda in questo dibattito, il dibattito è: quali strumenti abbiamo? Che approcci possiamo seguire? In tutto ciò, credo che, come anche rimarcato nella sessione di stamattina, non possiamo dimenticarci delle storie macrosismiche al sito. Abbiamo una ricchezza di informazioni che proviene da dati storici, abbiamo delle grandi competenze anche in quel senso, quindi credo che, soprattutto nell'ambito dell'analisi di pericolosità a lungo termine, con obiettivo normativo, sia in qualche modo necessario e importante utilizzare anche il dato macrosismico per delle verifiche sui prodotti del modello di pericolosità. E questa necessità di validazione è anche enfatizzata in articoli sullo stato dell'arte attuale molto recenti, come l'estratto che mostro in questa slide. Il secondo tema che vorrei affrontare. Non so se oggi ci saranno colleghi che si sono occupati direttamente di questo tema, so che sono stati invitati, riguarda i criteri per la definizione dell'azione sismica. Negli ultimi anni, nell'ambito di progetti ReLUIS, finanziati dal Dipartimento della Protezione Civile, è stato studiato molto il tema del rischio implicito, quindi sulla quantificazione della probabilità annua di fallimento di costruzioni progettate secondo le norme tecniche per le costruzioni. E quello che è emerso è che c'è una disuniformità della sicurezza sismica degli edifici di nuova progettazione sul territorio nazionale, a fronte ovviamente di un'uniformità del periodo di ritorno dell'azione sismica. Quindi quello che è l'aspetto più interessante che è venuto fuori è che questa affidabilità sismica, quindi il tasso, diciamo, il tasso annuo di fallimento delle strutture, di diverse tipologie strutturali per azioni sismiche definite per lo stesso periodo di ritorno, dipende dalla pericolosità sismica al sito. E quindi aree ad alta sismicità sono le aree in cui anche il tasso annuo di fallimento è maggiore. Questo si collega anche a altri studi sviluppati da Iervolino, dal professor Iervolino e colleghi, sulla quantificazione del picco oltre la soglia. Quindi
ovvero delle ordinate spettrali attese in eccedenza che superano la soglia di progetto. Alla luce di tutti questi avanzamenti molto interessanti, molto significativi, mi chiedo allora, e chiedo alla comunità scientifica in questo dibattito se sia opportuno, se si può pensare a dei criteri di progetto, di verifica aggiuntivi che permettano in qualche modo una maggiore uniformità della sicurezza sismica sul territorio. Nelle azioni sismiche, un'altra domanda che è venuta fuori anche nel corso delle altre sessioni, nella definizione dell'azione sismica, teniamo conto, si deve tenere conto anche di incertezza? In che modo? Il terzo punto riguarda gli effetti di sito e come gli effetti di sito entrano nella normativa sismica. È un aspetto che non è stato approfondito nell'ambito delle altre sessioni, quindi probabilmente meriterebbe una maggiore discussione, maggiori approfondimenti. Allora, come ho anticipato in precedenza, gli effetti di sito in ambito normativo possono essere tenuti in conto attraverso due approcci: un approccio semplificato attraverso la considerazione dei fattori di amplificazione per determinate categorie di sottosuolo e attraverso un approccio sito-specifico attraverso analisi di risposta sismica locale, che tipicamente sono analisi monodimensionali. In questo contesto normativo, ci sono anche risultati prodotti dalla microzonazione sismica. La microzonazione sismica, ricordo che non ha una valenza normativa progettuale, ma ha una valenza solo per la pianificazione territoriale, però è indubbio che sono stati fatti degli sforzi enormi nell'ambito della microzonazione sismica. E questi sforzi enormi hanno prodotto anche un dataset molto ricco, un dataset di informazioni molto ricche, come quello, come il database sui risultati della microzonazione sismica illustrato in questa slide. Quindi, una domanda è: come si confrontano i fattori di sito che attualmente prendiamo in considerazione nella normativa con i fattori di amplificazione che derivano dagli studi di microzonazione sismica? È possibile fare questo confronto? Possiamo fare anche dei confronti con i risultati da analisi di registrazioni accelerometriche? Ovviamente anche questo si inserisce in un'ottica di validazione di alcuni, diciamo, alcuni strumenti, alcune linee guida, alcune prescrizioni, che ovviamente il cui impatto va verificato e valutato anche alla base delle conoscenze che abbiamo sempre di più, che aumentano sempre di più. Un altro aspetto delicato e centrale nell'ambito della valutazione degli effetti di sito è quello del sito di riferimento. Il sito di riferimento convenzionalmente definito come il sito di classe A, ovvero con una velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio maggiore di 800 metri al secondo. Ma ha senso la domanda, diciamo in qualche modo provocatoria, ha senso considerare un sito di riferimento di questo tipo, che in realtà non esiste, come si vede dall'immagine che ho riportato in questa slide, da un recente articolo? I siti con VS equivalente superiore a 800 metri al secondo sono molto limitati, quindi non sono rappresentativi della nostra realtà. E è molto difficile individuare un sito di riferimento che non amplifichi, ma è ovviamente fondamentale perché nella valutazione delle funzioni di amplificazione, le funzioni di amplificazione devono riferirsi a un sito di riferimento che non amplifica ed è lo stesso sito di riferimento che è tenuto in considerazione nei modelli elaborati di pericolosità sismica. Quindi questo è un punto ovviamente aperto e delicato, perché ne abbiamo discusso anche nei giorni precedenti, sono pochi dati che effettivamente si possono classificare su roccia. Un altro aspetto è quello relativo agli effetti di sito complessi.
gli effetti di sito in condizioni geomorfologiche complesse, in particolare in condizioni di bacini, quindi condizioni con forti variazioni laterali di impedenza dinamica. Allora ci sono tanti studi in letteratura che dimostrano l'importanza degli effetti di amplificazione bidimensionale o tridimensionale. Sono stati proposti anche dei fattori di aggravio delle ordinate spettrali rispetto al livello atteso monodimensionale. Ma ovviamente anche andare in questa direzione, ovviamente nella direzione dei fattori di aggravio, pone alcune criticità, perché ovviamente se do un fattore di aggravio bidimensionale e tridimensionale rispetto a un fattore monodimensionale, devo essere sicura che effettivamente i fattori di amplificazione normativa siano monodimensionali. Ma questo è vero? E poi un altro aspetto importantissimo è come parametrizzare una condizione di amplificazione monodimensionale e tridimensionale. Implicherebbe per ovvie ragioni una serie di parametri geometrici di impedenza del bacino che sono difficili da ottenere poi dal punto di vista pratico. Un altro aspetto che ho individuato è quello sugli effetti di campo vicino. Nell'ambito di progetti sempre ReLUIS, finanziati dal Dipartimento della Protezione Civile, si è lavorato molto negli ultimi anni, direi negli ultimi 6 anni circa, su un miglioramento della caratterizzazione del moto del suolo in condizioni di campo vicino. Quindi sappiamo tutti che in condizioni di campo vicino le caratteristiche dello scuotimento sismico possono essere influenzate notevolmente con modifiche in termini di ampiezza, frequenza, durata, forme impulsive. Anche in questi termini sono stato fatto un notevole progresso nella raccolta anche di dati. Abbiamo già citato il database NES, sviluppato nell'NGV, che ha raccolto diversi dati accelerometrici mondiali in condizioni di campo vicino. E quindi che opportunità offre questo dataset? Possiamo effettivamente migliorare le nostre previsioni in campo vicino utilizzando questo know-how? E ne ho già parlato nella sessione di ieri pomeriggio. In questo contesto le simulazioni numeriche fisicamente basate possono darci qualche spunto, possono aiutarci a vincolare meglio le nostre previsioni in campo vicino. Un altro aspetto che rientra sempre negli effetti near source è quello della componente verticale dell'azione sismica, che tipicamente riceve scarsa attenzione. Ricordo che per strutture convenzionali la progettazione e verifica vengono fatte solo rispetto all'azione sismica orizzontale, però i dati recenti, come i dati del terremoto di Norcia del 30 ottobre 2016 o i dati della Pianura Padana, hanno evidenziato come in campo vicino le ordinate spettrali verticali possono essere significativamente maggiori di quelle orizzontali nel campo dei corti periodi di vibrazione, tipicamente al di sotto di 0,3 secondi. E aspetti che non vengono tenuti in conto nell'attuale formulazione normativa. E quindi possiamo fare qualcosa di più, possiamo migliorare i nostri modelli di previsione verticale su orizzontale. Un ultimo aspetto che vorrei discutere con voi è quello relativo alla comunicazione della pericolosità. Un aspetto che generalmente riceve poca attenzione, ma credo che sia estremamente, estremamente importante perché lo ritengo una misura non strutturale, alla mitigazione del rischio sismico. E ci sono state diverse iniziative promosse dalla Protezione Civile per favorire una consapevolezza e quindi una cultura della prevenzione del rischio sismico, come io non rischio, sono iniziative estremamente importanti, anche l'altra iniziativa, queste esibizioni itineranti, terremoti Italia, sono tutte iniziative che hanno come obiettivo quello di favorire il dialogo tra progresso, ricerca e pubblico, cittadini.
Perché ovviamente qualsiasi tipo di progresso, soprattutto in questo, nell'ambito del rischio sismico, non può non passare attraverso un coinvolgimento diretto dei cittadini. Allora, io non ho esperienze dirette in termini di progetti, azioni mirate per la comunicazione della pericolosità, ma mi piacerebbe parlare di quali siano le strategie per una comunicazione efficace. Come possiamo raggiungere questo obiettivo? Qual è il target? Probabilmente un target sicuramente efficace è quello dei ragazzi in età scolare, quindi ovviamente anche promuovere alcuni eventi di formazione per la scuola. Che tipo di comunicazione, che tipo di informazione possiamo passare che sia comprensibile? Quindi che linguaggio dobbiamo adottare affinché questi risultati siano comprensibili da parte del pubblico, dei cittadini. Allora, questa slide è l'ultima slide che ho preparato, quindi la roadmap del dibattito. Quindi qua ho riassunto i 5 punti: validazione, azioni sismiche, effetti di sito, effetti near source e comunicazione. So che ho messo tantissima carne al fuoco, ma penso che siano tutti aspetti, molto importanti quando si parla di impatto degli studi di pericolosità sismica, sulla normativa, sull'ingegneria sismica. Quindi adesso lascerei la parola a voi. Chiudo la condivisione. Mi sostituisco temporaneamente a Valerio, che nel caso si può palesare anche lui. Quindi, come ha detto la stessa Chiara, di carne al fuoco ce n'è parecchia. Se qualcuno ha ancora da aggiungere o volessimo portare avanti la discussione relativamente ad alcuni temi trattati stamattina, tra cui la validazione, delle stime di pericolosità, ben venga. Altrimenti potremmo affrontare altre tematiche non ancora affrontate, tra cui chiaramente gli effetti di sito in normativa piuttosto che l'effetto della componente verticale. Quindi la prima domanda che vi farei è se ci sono interventi, ancora interventi relativi alla validazione rispetto a quanto già discusso stamattina. O se non riferito alla validazione, anche altri aspetti, ovviamente sono dopo aspetti che hanno una compenetrazione piuttosto alta. Chiara, non vedendo prenotazioni riguardo a queste tematiche, la cui importanza appunto. Allora, Ecco, è arrivato Vale. Valerio, ok, stanno arrivando un po' di contributi. Sì, sono arrivati. Allora, Valerio vorrebbe dare un contributo sul riferimento sismico. Assolutamente, darei la parola, a Valerio in ordine, seguendo l'ordine di chiamata. Sì, in effetti non so neanche se considerarlo un intervento o più una domanda, una richiesta di informazione, perché io ho lavorato molto sulla definizione del riferimento sismico per la mappa dell'Hazard in Svizzera. E devo dire che nonostante che noi si abbia sviluppato strumenti molto raffinati per cercare di capire fondamentalmente in modo frequenza dipendente quali siano i valori di velocità che non producessero amplificazioni, insomma, tutta un'impalcatura teorica molto complessa. Tutt'oggi io ho difficoltà a comprendere quali siano le scelte ingegneristiche nella definizione del basamento del riferimento su roccia ingegneristico.
Cioè, mo molto banalmente, il concetto degli 800 metri al secondo non l'ho mai compreso completamente. Vorrei, magari, non so, una sorta di chiarimento, cercare di, se qualcuno lo sa, se c'è una scelta poi specifica, pratica, tecnica, che abbia voluto stabilire questo, oppure come mi sarei aspettato io in maniera un attimino più da sismologo. Sarebbe stato forse stato più logico considerare un basamento, un orizzonte profondo, un qualche cosa per ipotesi a 3 km di profondità con una velocità molto più elevata, ma che siamo sicuro che in questo caso era un riferimento pressoché universale, tra virgolette, per tutti. Beh, anche questo in effetti è un'affermazione un po' così. Sì, grazie mille Valero per l'intervento. Ovviamente la scelta degli 800 metri al secondo è una scelta, diciamo, convenzionale, come abbiamo detto anche in altre occasioni, basata su un parametro solo, che è la VS30, la VS equivalente alle nuove norme tecniche per le costruzioni, e sappiamo tutti anche i limiti di una classificazione poi basata su un solo parametro. È anche vero poi dopo che a livello poi applicativo bisogna fare i conti con quello che riusciamo effettivamente a misurare e quindi a classificare nella pratica. Quindi direi che è stata una scelta di definire un suolo di riferimento con caratteristiche di rigidezza sufficientemente elevati da ritenere privi di fattori di amplificazione. Però so che in realtà dopo ci sono tanti studi anche svolti dai colleghi dell'NGV in cui sono occupati appunto di vedere questi aspetti, quindi vedere quanto effettivamente questi siti classificati come di classe A siano veramente privi di amplificazione. La scelta di avere, diciamo, un bedrock su riferimento molto profondo con velocità così elevate, porrebbe, a mio parere, poi delle difficoltà pratiche sul fatto di estimare poi queste funzioni di amplificazione, considerando il fatto che non avremmo poi delle disponibilità di registrazioni su roccia o su, diciamo, basamento rigido affiorante. Sì, scusa, rispondo un attimino velocissimo a quello che tu dici, ma qui il problema secondo me è duplice, nel senso che se per voi forse è un problema poi andare a riprendere quello che è da questa mia proposta, quindi di un bedrock profondo, tutto quello che è da questa profondità verso la superficie, dal punto di vista sismologico era probabilmente l'opposto, nel senso che per noi modellare tutto, sia nel calcolo della pericolosità, ma anche semplicemente se uno fa modellazione di propagazione del campo d'onda, fino a una roccia estremamente compatta, profonda, in cui sai che non ci sono gradienti strani e particolari, semplifica molto il calcolo e quindi questo rendeva fondamentalmente il riferimento che si andava a considerare così molto, molto più generalizzabile. Ma comunque è chiaro il concetto che mi dici. Sì, Il discorso, ovviamente scusa, dopo sugli se voglio 800. propagare, se voglio propagare da un riferimento molto, molto lontano, ovviamente dopo devo conoscere anche devo riconoscere anche quello che ci sta in mezzo poi per fare l'analisi di propagazione. Sì, certo. E Poi quindi era solo dopo ovviamente. un'ultima considerazione, sempre su questo 800, no, che tu mi dicevi, che mi sembra un po', però io poi ammetto anche un po' forse di ignoranza, non lo so, un valore un po' arbitrario, nel senso che è un valore, come tu dici, preso da fondamentalmente una misura superficiale, una VS30, ma poi nella pratica, correggetemi se dico una bestialità, viene ad essere utilizzato anche poi in maniera un po' impropria, nel senso cioè considerare qual è, per esempio, il punto in profondità in cui si supera comunque questo valore di 800 metri al secondo. Quindi mescolando l'idea originaria, che era di caratterizzazione molto superficiale, con un valore poi trasportato comunque in profondità. Non lo so, era tutto qua. Mi sembra che ci sia ancora un po' di confusione complessiva nella definizione di questo concetto di riferimento. Sì, dopo anche, diciamo, è anche questa incertezza è anche legata al fatto che poi nella realtà è difficile poi riscontrare effettivamente dei siti di classe, dei siti di riferimento e quindi anche dalla limitatezza di dati.
poi capiamo. Grazie mille Valerio per l'intervento. Forse andando sempre in ordine, credo che ci sia Warner che voleva fare una domanda. Sì, un attimo che non ti trovo più, non trovo più lo Oppure schermo. c'è anche, scusa, è riferito sempre alla tua domanda, è sempre riferita al tema del riferimento o un'altra domanda? No, è un'altra, per Ok, cui se c'è qualcuno che allora vuole parlare. casomai se non ti dispiace, vorrei No, dare la no, parola sia a Roberto Paucci che a Francesca Pacor, che probabilmente no. vogliono aggiungere, dare un contributo sulla discussione riguardo al sito di riferimento, se non ti Va bene, sì, dispiace. dimmi tu quando. La Grazie, mia è una domanda. grazie mille. Quindi direi probabilmente sempre in ordine, darei la parola a Roberto e poi a Francesca sul tema dei siti, visto che stiamo parlando del sito di riferimento. Sì, beh, la mia risposta a Valerio non è una risposta così definitiva, non c'è una razionalità completa, però io credo che quello che dovrebbe essere comunque valida è la consistenza tra quello che è l'hazard e quello che poi sono gli effetti di sito da aggiungere, eccetera, eccetera, perché chiaramente l'approccio, diciamo, svizzero prevede la definizione di un hazard su un ideale semispazio rigido affiorante, per il quale, se non sbaglio, appunto in Svizzera, poi chiaramente non avendo un granché di registrazioni, questo è stato fatto anche facendo uso, diciamo, di simulazioni numeriche. In ogni caso, ecco, la cosa importante è che comunque bisogna tenere presente, al di là dell'800 metri al secondo, del 1500, del 600, è che il tutto debba essere coerente. Cioè, se io definisco l'hazard a 800, devo, beh, prima di tutto avere delle, secondo me, appunto, non abbiamo tantissime registrazioni da quel punto di vista, per cui anche ieri, appunto, avevo un pochino messo in questione la cosa. Però dobbiamo avere quello e poi consistentemente dei fattori di sito che, se vengono utilizzati per siti generici, a mio avviso possono essere tranquillamente essere definiti sulla base, per esempio, dei fattori di amplificazione che vengono dalle GMP. Quello che secondo me ha poco senso è fare qualcosa del tipo di quanto è fatto adesso, cioè praticamente abbiamo pochissimi dati su roccia e invece ne abbiamo tanti su suolo B, e di fatto quindi le hazard e le GMP sono soprattutto calibrate su suolo B, poi vengono introdotti dei fattori che decompensano per arrivare a 800 metri al secondo. E poi dopo bisognerebbe effettivamente verificare che i fattori amplificativi che vengono usati diano dei risultati consistenti. Ecco, secondo me questa situazione è ancora abbastanza confusa, cioè non c'è piena coerenza tra le diverse fasi. Io non cioè, sarebbe sicuramente ideale arrivare a dire: ok, definiamo l'input sismico a 2000 metri al secondo in superficie. Però dovremmo farlo avendo delle registrazioni, perché altrimenti non saprei bene come cavarmela. Grazie mille Roberto per il tuo intervento, soprattutto per il fatto di aver chiarito meglio di me anche la questione relativa alla consistenza appunto delle mie funzioni di amplificazione che sono definite rispetto a un sito di riferimento, che è il sito di riferimento dell'analisi di pericolosità. Il tutto appunto, l'obiettivo è garantire la massima consistenza a tutte queste operazioni. E darei la parola adesso a Francesca, che credo voglia intervenire proprio su questa questione specifica, sul sito di riferimento. Sì, buongiorno. Io in realtà avrei anche qualche slide, non so se si possono far vedere, se no Certo, parto. sì, certo. Faccio subito.
Adesso dovresti riuscire a condividere il tuo schermo. Francesca, ci sei? Sì, mi vedete? Non so. Non ancora, no. No. Ah. Adesso sì. Vediamo la presentazione. Ah, ok, va bene, sì. No, appunto, volevo solo dire due parole sui siti di riferimento. In realtà, diciamo, questo rientra un po' sull'utilizzo delle registrazioni sismiche che noi abbiamo a disposizione, per identificare i siti di riferimento. Quindi è in questo senso che viene fatto questo intervento, per valutare, come dire, anche il livello del ground motion al riferimento. E questa esigenza nasce un po', forse è stato detto anche nelle varie sessioni, quando poi devi valutare dei fattori di amplificazione, perché ovviamente dal livello da cui parti, il livello di amplificazione che hai poi rispetto a un sito, diverso può cambiare tantissimo. Quindi in questo senso noi abbiamo provato a, diciamo, a identificare dei proxy, diciamo, di varia natura, quindi sia geofisica che geologica, che ci permettessero, e anche sismologica, che ci permettessero di identificare dei siti di riferimento. Quindi, diciamo, aprendo un po' anche, come dire, il range di possibilità, quindi non soltanto US30 uguale 800. Perché noi fondamentalmente ci interessava andare a cercare dei siti che avessero una risposta piatta, quindi diciamo prive di risonanze di qualunque tipo, mentre un sito che se lo definisci soltanto attraverso il valore della VS30, te potresti avere delle amplificazioni in alta frequenza, questo è abbastanza noto, cioè che il valore da solo della VS30 non ti permette di escludere il fatto di avere delle risonanze. Quindi, diciamo, facendo una combinazione di proxy geologici, geofisici, quindi il tipo di geologia su cui è installata la stazione, perché ripeto, questo qui partiva un po' dall'analisi delle registrazioni disponibili, però poi potrebbe essere esteso anche, diciamo, avendo dato una priorità a questi proxy, si potrebbe estendere questi criteri anche a siti dove non sono disponibili le registrazioni, e quindi fondamentalmente una topografia piatta, una geologia su roccia, una VS30 superiore a 750 metri al secondo, un andamento dell'HSV privo di risonanza. In questo caso c'è anche l'installazione, perché ovviamente stiamo parlando, in questo caso specifico, anche delle stazioni, quindi di dove sono installate. E utilizzando tutti questi criteri, noi l'abbiamo applicato in maniera massiccia sul database Itaca delle registrazioni accelerometriche in Italia, siamo riusciti a identificare delle stazioni di riferimento, e appunto quello che si diceva ieri, insomma, forse l'avevamo già detto anche ieri, che alla fine ci sono risultate 108 stazioni di riferimento su 500 che ne abbiamo analizzato. Abbiamo fatto una sorta di ranking con quei criteri che vi ho illustrato prima, e lo scopo era andare a vedere l'impatto sul ground motion. E quello che, diciamo, ci è risultato quando abbiamo confrontato, diciamo, il ground motion relativo a questi siti di riferimento rispetto alla roccia generica, quello che si è osservato è che effettivamente noi in questo caso otteniamo una forte riduzione del ground motion, che si aggira ad esempio intorno mediamente da tra il 30 e il 40% in termini di picchi di accelerazione. E questo effetto poi di riduzione via via si riduce man mano che ci spostiamo verso i lunghi periodi. Quindi questo solo per dire quanto è importante, diciamo, il fatto di definire dei riferimenti e anche individuare quelli che possono essere i criteri per i proxy con cui identificarli. E questo poi sarebbe un suggerimento, diciamo, in prospettiva futura, poiché alcuni di questi proxy che noi abbiamo individuato, ma che sono abbastanza, come dire, condivisibili,
che consistono nel fatto di avere un H su V piatto per escludere possibili risonanze che possono essere fatte anche attraverso misure di rumore, un sito su roccia e una VS30 maggiore di 750 metri al secondo. Adesso non abbiamo fissato questa soglia, ma può essere 800, che con tecniche speditive si può stimare, perché nei primi 30 metri, quindi si può stimare rapidamente. Fare questa operazione prima di installare una stazione sarebbe una fondamentale quando viene fatta l'installazione delle stazioni sismiche, perché avremo già un'idea se il sito su cui noi stiamo posizionando la stazione è già potenzialmente un riferimento. E basta, con questo ho concluso. Grazie mille Francesca per l'intervento molto apprezzato. Quindi praticamente voi avete proposto, diciamo, questi fattori correttivi per definire, adeguarsi al reale sito di riferimento che ho nella realtà. E quindi condivido con te anche l'osservazione sul fatto che in futuro possa essere indispensabile appunto lavorare anche su quello, quindi su una conoscenza anche delle caratteristiche geotecniche dei siti di riferimento nel momento in cui vado a installare delle nuove stazioni, perché quello ci potrebbero offrire tantissimi nuovi dati per vincolare poi meglio queste previsioni sul sito di riferimento. Allora, forse Simone vuole fare un intervento su quanto detto da Francesca, quindi sempre con riferimento a questo aspetto. Quindi do la parola a Simone, grazie. Grazie Chiara. Sì, conosco abbastanza il lavoro di cui parlava Francesca. Faccio notare una cosa che era già stata fatta notare ieri da Dario Albarello. Un sito in classe A non è un sito che non amplifica. Questa è una cosa da mettere in chiaro. L'intento di quello studio, che forse non ho sentito o forse Francesca ha omesso di dire, secondo me è fondamentale, che è quello di applicare delle GM, innanzitutto di far vedere come una buona classificazione di sito possa effettivamente in un qualche modo ridurre le incertezze nella sigma della legge di attenuazione. Secondo, quel tipo di studio, quel tipo di legge di attenuazione lì sono fondamentali se si vogliono fare delle simulazioni numeriche, si vuole integrare l'effetto di sito in stime di pericolosità, perché permettono di definire effettivamente, in condizioni semplici, 1D, eccetera, eccetera, la condizione ottimale al bedrock sismico a partire dalla quale poi aggiungere l'effetto di sito. Quindi in prospettiva futura benvengano. Mi scuso Assolutamente, se assolutamente. Francesca aveva già rimarcato la cosa. No, grazie, forse hai evidenziato meglio quello che, diciamo, cercavo di dire. Sicuramente, diciamo, questo tipo di approccio e di attività è sicuramente fondamentale per le analisi site specific, perché ovviamente noi partiamo a quel punto, abbiamo un riferimento su cui inserire poi attraverso modellazioni numeriche o altro modo la risposta di sito. Non so se questo, diciamo, questo criterio poi è adatto a fini normativi, perché forse devi invece è più utile avere un riferimento che è una roccia generica dove dentro c'è un po' di tutto, quindi il ground motion, lo spettro di norma o di riferimento sarà più alto, però in questo caso, come dire, sei anche più protettivo in qualche modo, no? Perché abbiamo visto che l'impatto può essere significativo sul ground motion, quindi poi comunque dovresti, a partire dal riferimento, dovresti comunque introdurre il concetto di roccia generica che è una condizione che esiste, che forse è anche la più diffusa in realtà. Infatti, a meno che non si voglia inserire una nuova classe di sito, però è giustamente quello che dici te è condivisibile, cioè bisognerebbe eventualmente aggiungere l'effetto di roccia generica. Allora, anche sempre su questo tema, credo che vuole intervenire anche Carlo Lai. Sì, Giusto, grazie. Carlo, penso che voglia intervenire su questo aspetto. Sì, Quindi ti ha volevo fare facoltà di dare la una domanda. parola a te. Mi senti? Mi sentite?
Sì, certo. Dunque, volevo fare una domanda in merito alla questione, diciamo, dell'effetto di sito e della validazione anche dei coefficienti di normativa relativi agli effetti di sito. La domanda riguardava il numero di stazioni sismiche in pozzo. Quante sono in Italia attualmente, il numero di stazioni in pozzo? Perché sto pensando un po' alla situazione giapponese, dove, come sappiamo, c'è una rete sismica molto densa e molte stazioni sono anche in pozzo, il che consente poi di fare delle verifiche, no? Dei modelli di propagazione per validare o meno l'amplificazione, no? Degli ultimi metri. E quindi mi chiedevo noi in Italia, dal punto di vista delle stazioni in pozzo, come siamo messi. Grazie. Io credo che stiano pochissime, però do la parola ai colleghi dell'NGV che ne sanno sicuramente più di me, però credo che siano veramente, E veramente dunque, per poche. quanto concerne le reti nazionali, quindi sia della rete degli NGV che la rete della protezione civile, le stazioni in pozzo saranno non più di 5-6, nel senso che non è una pratica estremamente, cioè diciamo, non è una pratica diffusa, ecco, quello di installare stazioni in pozzo. Ci sono due stazioni a San Giuliano di Puglia a seguito del terremoto del Molise, forse qualcosa in pianura padana e basta. So che all'epoca ancora Marco Mucciarelli proponeva moltissimo, spingeva molto per l'installazione di stazioni in pozzo e stava cercando anche poi di raccogliere questi dati. Non so se l'OGS nello specifico ha qualche esperimento o qualche stazione messa in pozzo, questo non lo so. Comunque in Italia, diciamo, sulle reti nazionali è molto poco presente, non ci sono, perché ne avremo di stazioni 6-700, ne avremo 5 in pozzo, ecco. Grazie, grazie Francesca. E aggiungerei, se posso, Certo, Chiara, ancora un piccolo commento in merito comunque senz'altro. alla necessità di caratterizzare veramente bene le stazioni sismiche, no? E sto sfondando una porta aperta, ovviamente, però voglio dire, se si vogliono davvero migliorare anche diciamo, le GMPE che contengono al loro interno dei termini che appunto fanno riferimento a degli indicatori di risposta sismica locale, per quanto siano indicatori un po' approssimativi, è fondamentale poter caratterizzare bene tutte le stazioni e siccome ne abbiamo tante, è uno sforzo immane, insomma. Grazie. Sì, certo, Carlo, ovviamente anch'io condivido e stresso ovviamente la necessità condivisa da tutti, credo, di una caratterizzazione adeguata delle stazioni. Questo diventa a valle della discussione che stiamo anche facendo, diventa particolarmente rilevante per le stazioni di riferimento, visto che abbiamo pochi dati che possono vincolare le nostre previsioni di riferimento. Poi per la pericolosità. Credo che Giovanni voglia aggiungere un commento. Giovanni Lanzano, do la parola a Giovanni Lanzano riguardo a questo Sì, aspetto. grazie. Scusa Giovanni, volevo mandare un messaggio in privato che mi è arrivato a tutti, ma mi riferivo a uno strumento che dovevamo installare a Casaglia e che non siamo riusciti a installare in pozzo, per quello ho scritto che rabbia, non per gli altri, scusate. No, volevo dire anche, diciamo, sulla base del commento che aveva fatto Carlo, che effettivamente quello che è disponibile nella rete giapponese è veramente prezioso, nel senso che veramente anche affrontare questo problema del moto sul sito di riferimento si può affrontare in maniera differente se si avesse la possibilità di avere sempre la doppia registrazione sia in superficie che in profondità. E cambierebbe la maniera anche di approcciare, anche rispetto, per esempio, lo stesso lavoro che abbiamo provato a fare noi con i siti di riferimento lo hanno fatto, per esempio, dei ricercatori francesi, la Redo e anche Bard, usando la rete giapponese e facendo delle analisi, diciamo, di deconvoluzione e quindi confrontando anche con i valori misurati al bedrock, e effettivamente sarebbe molto utile averle.
Faccio una domanda io adesso a INGV. Secondo voi nel prossimo futuro c'è qualche chance di promuovere effettivamente anche l'installazione di nuovi strumenti in pozzo? Chi può dirlo, ovviamente. Però effettivamente sarebbe un'iniziativa importante anche da prendere. Costano tanto, costano. Sì, certo, ovviamente sono chiari a tutti i costi di questa operazione, però sicuramente favorirebbe molto la nostra conoscenza della nostra previsione, la nostra capacità predittiva anche dell'effetto delle condizioni e le condizioni locali. E questo, se posso fare un commento, diciamo, quello che bisognerebbe decidere è quanto investire sulle reti sismiche e sui dati diciamo, che abbiamo a disposizione, perché sia l'installazione delle strumentazioni in pozzo, sia la caratterizzazione dei siti, sono delle operazioni che sono, diciamo, molto costose e anche molto onerose in termini di tempo, di organizzazione, di logistica, eccetera. Per cui ci vorrebbe veramente uno sforzo in questo senso, per arrivare poi delle registrazioni sismiche completamente caratterizzate su cui si potrebbero basare tutti gli studi diciamo, sia della pericolosità che diciamo, con tutte le implicazioni di tipo ingegneristico. E invece diciamo, questa cosa qui va un po' avanti così, un po' avanti e indietro, perché anche adesso noi stiamo facendo un lavoro, un'attività finanziata dalla Protezione Civile per la caratterizzazione dei siti e quindi trovando sia, diciamo, aumentando il numero delle stazioni caratterizzate, sia diciamo, mettendo a punto delle metodologie miste che sono sia basate sull'analisi dei dati che su misure in situ. Però, come dire, le stazioni sono installate molto più velocemente di quanto noi riusciamo poi a caratterizzarle. Quindi, bisognerebbe proprio avere una forte sinergia anche con chi installa nuove stazioni e con chi gestisce il monitoraggio fondamentalmente. Mentre adesso, forse sono due mondi un po' separati, perché il monitoraggio è molto concentrato più sui parametri dei terremoti, no? Quindi localizzazione, magnitudo, seguire le sequenze, eccetera, mentre una rete, diciamo, una caratterizzazione della rete, delle stazioni a fini più applicativi, in questo senso, applicativi per l'ingegneria o comunque anche, sì, diciamo, applicativi, forse questo ancora non è molto, molto diffuso come modo di pensare. Ho finito. Ok, grazie mille Francesca per l'intervento. Quindi sì, sicuramente è un tipo di attività con un grande impatto dal punto di vista applicativo, quindi anche ingegneristico, che quindi sarebbe estremamente utile. È ovvio che richiede un ingente uso di risorse umane ed economiche, però sì, penso che in futuro sia auspicabile anche uno sforzo in quella direzione. Allora, sempre in ordine, credo che anche Andrea Herrero voglia intervenire su questo punto insieme a Valerio Poggi. Darei Sì, volevo la intervenire. parola ad Andrea, allora. Mi sentite? Sì, allora. Sì. Volevo aggiungere a quello che ha detto Francesca, che ha ragione. Questo tema lo sento da quando sono arrivato all'INGV, c'è sempre la volontà e siamo consci all'INGV che abbiamo una mancanza sulla caratterizzazione dei nostri siti. Il problema è un problema complesso. Visto la quantità di stazione e il poco lavoro fatto, e soprattutto è un lavoro molto, diciamo, oneroso a livello, diciamo, del tempo, soprattutto, e che diciamo, premia poco i, fra virgolette, i ricercatori, quindi in termini di carriera, diciamo.
e quindi è sempre un punto direi debole di tutto l'insieme. Attualmente a livello infrastrutture, mi dispiace, non credo che Rita sia lì, il nostro direttore del Dipartimento Terremoti, l'accento a livello investimento in infrastruttura è più sulle stazioni multiparametriche, questo è il tema che torna agli NGV. Il secondo punto debole della rete INGV, se mettiamo in confronto a una rete come quella del Giappone, che il state of the art, quello che tutti noi vorremmo avere, è l'omogeneità dell'hardware, che fa molto sul dato. È una cosa di cui non parliamo abbastanza, e soprattutto in certe bande di frequenze, quando andiamo verso le basse frequenze, questo conta tantissimo. Abbiamo un problema a bassa frequenza sui dati in Italia, dovuto, nella mia interpretazione, è dovuto all'eterogeneità che abbiamo sull'hardware. Dopodiché è una cosa ancora da studiare, ma il fatto che non abbiamo un hardware identico, secondo me è anche un difetto. Ecco. Grazie mille Andrea per aver sottolineato questi due aspetti, quindi un po' una carenza da un lato, riassumendo, della spinta alla caratterizzazione dei siti, quindi a investire in quell'ambito, e dall'altro anche una debolezza in termini di eterogeneità di quello che abbiamo come hardware. Grazie mille. E Valerio forse vuole inserirsi. Sì, grazie. Prima di chiedere, quella domanda che avevo in mente, volevo fare un controappunto ad Andrea, no? Che aveva detto che il discorso, in un certo senso, della caratterizzazione di sito non paga in termini di carriera. Ecco, io su questo non sono proprio d'accordissimo, onestamente, perché il panorama europeo, tutti i colleghi che conosco e con cui ho lavorato negli anni, che si sono occupati di questa cosa, hanno fatto splendide carriere. Forse mi verrebbe da pensare, da ipotizzare, che in Italia il problema, non saprei dire, ma conosco sicuramente fior fior di ricercatori che hanno fatto splendidi lavori nell'ambito della caratterizzazione della risposta sismica locale, in Grecia, in Francia, in Germania. Questo era semplicemente un inciso, ma non polemico. Risposta sismica locale è diverso di caratterizzazione del sito, nella mia opinione, sono due cose diverse. Sì. Si collega a quello che volevo chiedere, in effetti, perché io tendenzialmente non disgiungo le due cose, nel senso che una è funzionale all'altra, molto strettamente, sono sempre stato convinto che lavorare in un solo comparto senza avere una precisa idea di quello che è l'altro comparto è solo dannoso, nel senso che chi si occupa di fare un calcolo mero della risposta sismica senza sapere dove gli arrivano i dati, o viceversa, chi è l'esecutore materiale della caratterizzazione ma non sa come questi dati impatteranno su un calcolo di un'amplificazione di sito, direi che è abbastanza limitante. Comunque, proprio in funzione di questa, oggi scusate, mi sento un filino polemico, quello che volevo capire esattamente prima nel discorso che tiravamo fuori riguardante la caratterizzazione delle stazioni in Italia, è effettivamente qual è il livello di caratterizzazione che si vorrebbe ottenere in modo da avere quindi un vantaggio di natura ingegneristica, nel senso che fino ad ora mi sembra che si sia voluto fare cose relativamente semplici ma relativamente inefficaci. In alcuni casi, non sto parlando solo in Italia, definire il VS30 della stazione. Il VS30, onestamente, per caratterizzare quello che è la risposta, quindi andare ad analizzare la possibilità di rimuovere la risposta di sito, eccetera, non serve quasi a niente. Chiaramente per avere questi livelli di dettaglio bisognerebbe fare caratterizzazioni serie. Non dico necessariamente di fare un log completo in pozzo, perché sarebbe impossibile per tutte le stazioni, ma utilizzare tecniche sostanzialmente molto raffinate che permettano quindi di scendere in profondità con sufficiente livello di dettaglio. Ecco, e chiaramente più carne si mette sul fuoco, più i costi lievitano e più chiaramente la cosa diventa improponibile. Vorrei capire se qualcuno ha un po' di polso appunto di quale sia la via di mezzo giusta che servirebbe, cioè quale sia il livello di caratterizzazione
azione che porterebbe degli obiettivi difficili in termini sismologici e ingegneristici. Se posso intervenire, noi su questo appunto ci abbiamo lavorato tanto proprio perché siamo coinvolti in un progetto di caratterizzazione dei siti e sicuramente la scelta della WS30 è dettata dalla normativa, nel senso che siccome oggi in Europa comunque le normative sono basate sulla WS30, questo sembrava il parametro minimo da ottenere. Poi è chiaro che se avessimo il profilo, se usi anche altre tecniche tipo array eccetera, puoi andare anche più in profondità, però in Italia stiamo parlando di un patrimonio di stazioni che senza contare le stazioni temporanee, ma si aggirano sulle 700-800 stazioni, quindi e noi ne avremo caratterizzate il 20%, il 25%, siamo su queste percentuali. E un altro elemento, diciamo, importante che forse un po' ci differenzia rispetto a quello che viene fatto anche in altri paesi europei è di aver dato un peso anche alla geologia, cioè il fatto che comunque su queste stazioni c'è anche una, sono sempre accompagnate, queste che noi abbiamo chiamato come livello base di caratterizzazione. Livello base sono tre elementi fondamentali che sono da una parte la WS30, poi se hai il profilo di velocità o anche più in profondità, insomma arrivare fino al bedrock, meglio, ma non è un requisito minimo, non è il requisito minimo richiesto, una conoscenza diciamo delle condizioni proprio geologiche, quindi anche per capire se ci possono essere effetti 2D e su che tipo di suoli è installata la stazione, e almeno una misura di rumore per avere le risonanze, quindi su questi qui il livello base che è stato introdotto è già così uno sforzo enorme per riuscire ad avere questo tipo di informazioni, oltretutto infatti in maniera omogenea, diciamo anche questo, perché anche questo è importante. Sì, ma la mia domanda era, voi reputate che questo livello base, lo conosco nel senso, ma sia sufficiente? Perché nella pratica l'utilizzo di un parametro proxy che sia il WS30, quindi una rappresentazione estremamente pellicolare e superficiale del terreno, e l'informazione di un F0 che per chi ha lavorato tanto sugli HV si sa che tante volte lo splendido picco che da manuale sesame non ce l'abbiamo, soprattutto quando non lavoriamo con terreni a velocità super basse con un buon contrasto, insomma sono tutte informazioni proxy che poi nella pratica trasformarle in una funzione di amplificazione e pensare quindi di utilizzarla per rimuovere la componente di sito dalle registrazioni diventa tutto estremamente complicato. Quindi nella pratica questo livello zero che utilità ha? Ma io credo che comunque l'utilità ce l'ha, perché te avresti innanzitutto, diciamo, inutile avere 15 stazioni caratterizzate benissimo e tutte le altre non sai niente. Quindi sicuramente per chi sviluppa ground motion prediction equation, per chi deve fare studi ad ampia scala, io credo che già con queste informazioni, come ad esempio può dimostrarlo questo studio che noi abbiamo fatto sui siti di riferimento, già hai tante informazioni che ti permettono comunque di discriminare i comportamenti che te puoi avere. È chiaro che non potrai mai avere una risposta di sito perfetta, no? Nel senso di dire esattamente quella stazione come sta rispondendo, però già avere una descrizione più complessa di quello che è la risposta di sito e comunque discriminare i comportamenti delle stazioni, già con queste informazioni riesci a farlo. E poi, secondo me quello che bisogna anche insistere molto è di sfruttare tutte le informazioni che noi abbiamo dalle registrazioni, perché noi abbiamo tantissime registrazioni, ci sono stazioni che hanno registrato anche 300, 400, 500 dati, no? E se te sei in grado di analizzare questi dati, anche da lì puoi tirare fuori, per via empirica, però puoi tirare fuori veramente tanta informazione. Sì, giusto per aggiungere qualche cosina anche da, diciamo, sviluppatore di modelli di predizione,
Sì, ovviamente ci sono, come dire, lo sappiamo e lo vediamo tutti i giorni che la Beacon S30 è un parametro insufficiente, soprattutto per la descrizione della variabilità in alta frequenza. Ogni volta che si calibrano dei modelli, per esempio in ordinate dello spettro di accelerazione, si vede sempre questo picco a 0,1 secondo che sappiamo essere legato al fatto che, diciamo anche al fatto che i siti modellati e diciamo che hanno una dipendenza, cioè l'effetto di sito con una dipendenza dalla Beacon S30 è insufficiente. Abbiamo visto che ci sono altri parametri come l'attenuazione in alta frequenza dello spettro di Fourier, il K0, che sono più capaci di descrivere questa variabilità. Il problema è che sicuramente sono necessari, ma si rischia di avere, come diceva Francesca, delle informazioni molto disomogenee tra sito e sito. E quindi effettivamente, secondo me, per iniziare a avere un minimo livello più o meno comune per poi metterci qualcosa sopra è utile. Grazie Giovanni per l'intervento. Anch'io sono d'accordo con quanto detto. Ovviamente tutti conosciamo i limiti di una classificazione basata solamente su VS30, VS equivalente, che non riesce a descrivere le caratteristiche di risonanza del sito. È anche vero che bisogna fare i conti con la necessità comunque di classificazione anche a fini pratici, a fini normativi. E quindi anche l'introduzione di eventuali parametri deve essere fatta nel momento in cui quei parametri sono ben vincolati, come diceva prima Giovanni, nel momento in cui questi parametri possono poi effettivamente essere calcolati dal punto di vista pratico. Allora, non so se. Allora, io vedo sulla chat un commento da parte del professor Doglioni. Non so se vuole intervenire direttamente nella discussione. Ma non è che sia indispensabile, volevo solo far presente che come istituto abbiamo tutta l'intenzione di implementare la rete in pozzo, quindi stiamo cercando di trovare le risorse, un po' ne abbiamo già proprio per aumentare quello che è l'impegno dell'istituto sia nell'aumentare il numero di stazioni, ma anche per aumentare il rapporto segnale-rumore. Quindi anche per quelli che possono essere studi a livello locale di microzonazione, di effetti di sito, questo ovviamente può avere anche un'applicazione. Grazie mille per l'intervento, per diciamo, la specifica sui programmi a medio-lungo termine, che sono effettivamente di fortissima utilità. Grazie mille. E non so se ci sono altri interventi sulla questione, sul tema siti, perché sono rimasti, diciamo, in sospeso due interventi, uno da parte di Warner Marzocchi e un altro da parte di Sara Sgobba, se non mi sono persa nel frattempo nella chat. Giusto, giusto. Giusto, ok, grazie Valerio. Darei la parola a Warner, mi scuso per l'attesa. Chiaro, figurati, no, aveva un senso, ha tutta una logica. E no, io sento anche quello, visto anche quello che ho sentito, vorrei anche fare un piccolo commento. Si parlava prima della coesistenza dei fattori della normativa per diversi tipi di suolo. Io penso che sia molto arduo, nel senso che per tutta la nostra esperienza, MPS 19 rispetto a MPS 04, ad esempio, è stato detto che alcune zone in cui cresce, alcune zone in cui cala. Però se facciamo il confronto di MPS 04 moltiplicato per il fattore di normativa suolo B e calcoliamo MPS 19 su suolo B con le nuove ground motion, MPS 19 è sempre sopra ovunque, a parte in poche limitate aree molto ristrette. E dove ci sono delle ragioni comunque. Per cui sembra in poche parole che il fattore moltiplicativo della normativa non sia coerente con quello che in realtà dicono le ground motion adesso. Questa è un'esperienza, in base all'esperienza che abbiamo avuto. Invece la domanda a te era un qualche cosa di diverso, relativo a uno dei
dei grafici che hai fatto vedere sullo spettro preso dalla normativa. Ti anticipo che non è il mio campo, quindi probabilmente dirò cose, posso anche dire cose piuttosto banali. Però la cosa che mi ha sorpreso, anche unitamente a quanto ho sentito oggi, che già, diciamo, differenze che vanno oltre il 20% possono creare dei problemi, sempre con le nuove ground motion, noi vediamo degli spettri molto diversi da quelli che, ad esempio, sono in MPS-04. Mi spiego, tu prendi esattamente MPS-04, uguale, e quindi con le stesse PGA in ogni sito, quindi variabilità zero sulle PGA, se però calcoli lo spettro con le nuove ground motion, penso di non esagerare, ma per alcuni periodi spettrali le variazioni sono enormi, cioè tipo il doppio o il 50%, dipende se lo guarda dal basso verso l'alto o viceversa, con delle differenze importanti. Un secondo, lo spettro di MPS-04 era molto più alto di quello che è adesso. E in sintesi, la tua opinione, perché ripeto, non, per me è un campo che conosco molto marginalmente, ma tutto ciò come se ne fa a venire fuori? Cioè, nel senso, mi sembra un legame veramente rigido, in modo che, così come è stato strutturato il tutto, è come se ci si aspettasse dai sismologi delle variazioni molto piccole, semplicemente perché il modo in cui vengono applicate è un modo molto rigido. Cioè non vengono tenute in conto le incertezze. Anche sulle PGA, noi quando va bene, le variabilità che abbiamo sulla PGA al 10% e 50 anni tra i modelli è 15%. Quando va bene, cioè nelle aree meglio definite. Però questa è la nostra risoluzione, cioè non è che siamo più precisi di così. Se qualcuno dice di essere più preciso, probabilmente sta trascurando alcune incertezze che siamo già in grado di tenere conto. Quindi una tua opinione o un'opinione da parte del mondo ingegneristico, non vi sembra che si sia creato, come dire, un link tra le informazioni scientifiche e l'applicazione ingegneristica che è veramente molto rigido e non permette di gestire le incertezze che noi abbiamo, indipendentemente dal modello che hai, Perché se guardi anche in MPS-04, le variabilità che c'era a Siracusa era enorme. Si è preso il valore medio, il mediano, e va bene, però in realtà si stava dicendo molto esplicitamente che lì non si sapeva bene come erano le cose. Spero di essere stato chiaro, di non aver detto troppe sciocchezze. Sì, il tuo intervento in qualche modo si ricollega quanto discusso anche stamattina, ampiamente stamattina. Anticipo che non ho una risposta certa alla tua domanda, perché è una domanda, diciamo, molto complessa, molto difficile, che apre una discussione molto ampia, ovviamente. Io posso mostrare il mio punto di vista. Io penso che l'analisi di pericolosità, le valutazioni di pericolosità portino a delle stime, a dei prodotti scientifici che sono sviluppati al massimo della conoscenza attuale. E poi dopo questi prodotti vengono ovviamente coniugati in ambito normativo con alcune richieste specifiche dal punto di vista delle applicazioni, che sono quelle normative. Ovviamente il link è rigido, sì, in qualche modo è rigido, perché l'uso principale del modello di pericolosità sismica è a fini normativi, e quindi ovviamente il tipo di rapporto è forte e deve essere forte. Io credo che nel momento una risposta a questo tipo di problema, a questo tipo di riflessione, possa essere anche data nel punto che ho sollevato all'inizio, nella presentazione di questo tavolo di lavoro, riguardo anche alla validazione, al testing. Io credo che sviluppare
cosa che a mio parere non c'è attualmente, ma forse mi sbaglio, penso che potenziare e sviluppare degli approcci strutturati di validazione testing possa anche in qualche modo rispondere ai requisiti che voi vedete molto rigidi della normativa. E quindi anche il fatto di strutturare un impianto di, diciamo, delle procedure, degli strumenti di validazione, testing sui prodotti che facciano uso anche dei dati storici, possa in qualche modo, almeno parzialmente, rispondere a questa domanda. Questa è una mia opinione, ovviamente può essere condivisibile oppure no, quindi invito anche altri colleghi a dare la propria opinione a riguardo. Scusami Roberto, vai tu. No, vabbè, chiaramente mi sento un po' tirato in ballo dalla tua domanda. Evidentemente, appunto, effettivamente è posto un problema molto complesso dove si sovrappongono un po' di cose, dalle GMP agli effetti di sito, e quindi anche io faccio fatica a dare una risposta e probabilmente bisognerebbe circostanziarla bene. In ogni caso, diciamo che a livello normativo c'è, e l'abbiamo constatato, insomma, c'è una certa rigidità ed è una rigidità che viene proprio anche da questa corrispondenza, se vogliamo, univoca che c'è tra l'output della pericolosità sismica su roccia rispetto poi a tutto il meccanismo, a fattori di sito, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente, magari anche sulla base dell'esperienza che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, effettivamente si potrebbe pensare anche a livello ingegneristico a dei correttivi da questo punto di vista, cioè correttivi che potrebbero essere magari non so, dei buffer per riuscire a ritenere a, non so, magari delle microclassi di variabilità in cui appunto delle variazioni delle azioni sismiche possono essere incorporate, magari entro un certo range di valori, comunque definisco un certo spettro di progetto, indipendentemente appunto dalla seconda, terza o quarta cifra decimale. E l'altro punto che effettivamente mette, diciamo, rende le cose un po' critiche è il fatto che comunque attualmente è uno spettro che va definito su classe di suolo A, quindi è vero che i fattori di sito introducono un'ulteriore incertezza, però per come è strutturata la normativa lo fanno a valle, e quindi adesso come adesso è difficile mettere insieme queste cose, per quanto l'avessimo appunto discusso tra di noi appunto personalmente. Un tuo suggerimento, fatto... non l'ho detto, ma è stato un tuo suggerimento questo. Non ho capito. Scusa, è vero, non l'avevo detto, ma è stato un tuo suggerimento quello di confrontare i suoli. No, ecco, effettivamente, perché probabilmente in una logica invece di una definizione di un sito di riferimento un po' più solidamente vincolato dai dati, eccetera, probabilmente riuscirebbe a rendere anche un pochino più, un po' meno critica, ecco, questo tipo di confronto. È un tema, ecco, faccio fatica a dare anche in questa sede che non ci si riesce neanche a vedere delle specifiche migliori, però insomma sì, ne avevamo anche parlato tra di noi ed è, ecco, bisognerebbe trovare il modo per avere una norma che riesca ad incorporare in maniera un pochino più flessibile sia i risultati dell'hazard e poi anche in conseguenza anche quelli degli effetti di sito in qualche modo. Sì, indipendentemente dal caso presente, penso sarebbe un beneficio enorme per il futuro, anche per qualsiasi iniziativa futura, questa cosa qua. Sì, io appunto, noi abbiamo parlato, sono assolutamente convinto che veramente comunque la
messe di conoscenze, di esperienza e anche il coinvolgimento di tantissime persone. Questo sia stato veramente un fatto estremamente positivo e sicuramente tante cose credo che saranno anche utili per arrivare a qualcosa anche dal punto di vista normativo che possa anche tenere conto di questi aspetti, perché chiaramente alcuni nodi sono venuti al pettine ed è anche giusto cercare adesso di tirar fuori le cose. Grazie mille entrambi per il contributo. Adesso darei la parola a Sara Sgobba, che ha aspettato pazientemente fino a questo momento. Credo che voglia dare un contributo sugli effetti di campo vicino. Sarai bisogno di presentare? Sì, grazie. Grazie. Un attimo che ti abilito. Vai pure. Ok. Non so se vedete lo schermo. Adesso sì. Ok. Sì, io volevo ricollegarmi un po', come ha detto anche Chiara, al tema che riguarda la rappresentazione degli effetti di campo vicino e in particolare alle problematiche connesse anche alla modellazione del ground motion e qualcosa di in parte collegato alla discussione che abbiamo anche avuto ieri sulle GMPE. Questa difficoltà nella descrizione degli effetti di campo vicino nasce da una parte dalla complessità indubbiamente che è intrinseca alla descrizione del fenomeno fisico quindi si verifica in vicinanza della sorgente, ma è anche collegata in parte alla mancanza di dati, di una base dati sufficiente a permettere delle modellazioni che siano in qualche modo meglio vincolate alle osservazioni. E in questo senso noi abbiamo investito parte del nostro impegno come gruppo di Milano negli ultimi anni cercando di ampliare questa base dati e lo abbiamo fatto attraverso la compilazione del dataset NES che è stato più volte citato in queste giornate, che abbiamo pubblicato nel 2018 nell'ambito del progetto RELUIS per rispondere un po' proprio a questa esigenza, quindi raccogliere parametri del moto e metadati, in particolare di sorgente, in campo vicino. L'abbiamo fatto per oltre 70 eventi distribuiti a livello mondiale, quindi non solo italiani, di magnitudo momento superiore a 5,5 e per un totale quindi di oltre 800 forme d'onda che sono state processate in modo uniforme, questo è importante dirlo, e in cui circa la metà di queste registrazioni riguardano segnali registrati a meno di 10 km in distanza Joyner-Burr. Su questo laboratorio dati abbiamo esaminato un po' tutte quelle che sono le peculiarità del moto sismico in condizioni near source. Ad esempio abbiamo riscontrato la presenza di impulsi nelle storie temporali in velocità, gli spostamenti permanenti del suolo, il cosiddetto fringe step, valori elevati dei parametri di picco. Chiaramente se li paragoniamo a registrazioni effettuate in campo lontano a pari magnitudo. E presenza anche di una non trascurabile componente verticale, quello di cui si parlava anche in premessa rispetto alle componenti orizzontali, nonché gli effetti di polarizzazione del moto. Ecco, tutti effetti che hanno un impatto significativo sul moto sismico. E quindi è importante studiarli. Faccio giusto proprio una breve panoramica di quelli che sono alcuni degli effetti che abbiamo osservato. Ad esempio, la maggior parte di questi effetti near source abbiamo visto che si manifesta in prevalenza nei primi 2-3 chilometri di distanza dalla faglia. E qui vedete a sinistra, ad esempio, i rapporti componente normale su componente parafault normal su fast parallel. Vediamo che è rappresentativo in pratica della direzionalità del moto e vediamo che i rapporti maggiori dell'unità sono concentrati su lunghi periodi e raggiungono quindi anche dei valori importanti, rapporti che in sostanza determinano una... Sara, scusa se ti interrompo, ma credo che la tua visualizzazione sia rimasta comunque in, quella per te, se riesci a mettere a schermo intero
magari alcuni dettagli diventano più evidenti. Dovresti Ah, cliccare, ok. Sara, dovresti cliccare in alto, impostazioni di visualizzazione. Sì. Ok. Esatto. Ok, Vedete, adesso grazie. schermo Perfetto. pieno. Scusa, Ah, eh. no, no, grazie, grazie, perché era un peccato, insomma, non cogliere tutti i dettagli grafici se non si vedevano. E ecco, per intenderci, riprendo un attimo, ecco, questo rapporto fault norma su fault parallel è più evidente chiaramente su lunghi periodi, alle brevi distanze sono sempre quelle di 2-3 km di distanza Jenner-Bur, e quindi l'entità di questo rapporto indica che ci sono fattori di amplificazione anche di 1,5 volte, quindi piuttosto significativi. Stessa cosa per la componente verticale sulla media ruotata delle componenti orizzontali, che sono mediamente intorno all'unità, però su corti periodi, sempre su quelle distanze così basse, in particolare sotto il chilometro, abbiamo delle entità, delle componenti verticali paragonabili a quelle orizzontali, mentre l'effetto si perde sui lunghi periodi, addirittura dimezzandosi. Questo per quanto riguarda la componente verticale, ma abbiamo anche osservato che circa il 30% dei dati di NES mostra degli impulsi che sono legati alla direttività e che hanno poi delle implicazioni importanti nel modificare l'ampiezza e la forma spettrale, sia in accelerazione che in spostamento, questo in una banda stretta di frequenza, che è quella prossima al periodo proprio dell'impulso, il quale quindi abbiamo anche verificato un po' in linea con la letteratura, mostra una dipendenza lineare dalla magnitudo. E abbiamo testato inoltre l'applicazione di tecniche di processamento che sono basate sulla rimozione della linea di base a tratti, quindi quello che abbiamo chiamato schema di processamento IBASCO, senza in pratica applicazione di filtri. E questo permette di recuperare tutta l'informazione sullo spostamento permanente, che è un'informazione importantissima nella progettazione di opere strutturali, infrastrutturali, quindi anche in merito allo spostamento spettrale, quindi abbiamo rilevato delle ampiezze dello spettro di spostamento e in generale dei parametri di picco più aderente ai dati, anche con riferimento a osservazioni geodetiche rispetto a tecniche di processamento standard. Questo è particolarmente evidente sopra i 5 secondi, almeno quello che abbiamo trovato è proprio uno scostamento netto sopra i 5 secondi. E allora, questo è un po' l'overview, no? Un po' tutte le evidenze che dovrebbero servire ad aumentare il nostro livello di conoscenza. Ovviamente, tutto questo ha delle forti implicazioni sulle stime di scuotimento in campo vicino. E quindi l'insieme di questi dati non rappresenta soltanto una base utile a calibrare dei nuovi modelli, un po' questo in risposta a quello che ci siamo detti ieri nella sessione sulle GMPE, cioè non dobbiamo mirare a calibrare dei modelli che diventino sempre più complessi, sempre più sovraparametrizzati, ma potremmo sfruttare l'opportunità di applicare una strategia più pratica di predizione. Cioè un approccio che può essere basato sulla derivazione di correttivi del moto, in pratica valutati ex post, a partire da leggi empiriche, anche globali, quindi non più calibrate ad hoc, ma ad esempio già esistenti in letteratura. Quindi su cui modellare i residui calcolati sfruttando questi dataset indipendenti, come appunto NES, è in grado di correggere quel bias osservazionale che è proprio dei dati near source. Questo potrebbe rappresentare una strategia. Qui vedete, noi abbiamo fatto alcune applicazioni proprio legate all'impulso da direttività, questo è il fattore di amplificazione, oppure anche in collaborazione proprio con la Chiara Smerzini sul fattore VSH, e tutto questo potrebbe avere delle implicazioni importanti in ambito normativo, più in generale ingegneristico. Questo più o meno è quello che volevo dire, ho concluso. Grazie mille Sara per l'intervento. Io, vabbè, è chiaro che conosco piuttosto bene
i vostri lavori, i vostri sviluppi notevoli in quest'ambito, quindi anche nell'ambito proprio di sviluppo di banche dati specifiche per il near source, che quindi possono essere utilizzate per migliorare i modelli di previsione del ground motion in condizioni di campo vicino, perché attualmente i modelli di ground motion in qualche modo trascurano la specificità che abbiamo in campo vicino. E quindi sicuramente lo sviluppo di questi strumenti attraverso fattori di correzione del ground motion è molto interessante. Secondo voi, quali sono i limiti principali invece di utilizzare delle modelli di previsione basati direttamente sul dataset near source? Volevo in qualche modo che chiariste questo aspetto, quindi perché secondo voi questo sviluppo di fattori di correzione su ground motion esistenti può essere vincente dal punto di vista applicativo? Ma sicuramente appunto è un approccio più versatile perché se da una parte NES cerca di integrare di compensare quella lacuna osservazionale, insomma, che c'è sui dataset di registrazione, è anche vero che è comunque un dataset relativamente limitato e quindi anche, diciamo, sviluppare dei modelli sufficientemente robusti, parliamo di modellazione ad hoc per rispondere anche alla tua domanda, diciamo, insomma, può essere limitante. Invece la strategia di utilizzare i residui rispetto ai modelli esistenti permette anche appunto, di fare queste valutazioni ex post e quindi di sfruttare in una maniera più flessibile il dataset. Grazie mille Sara, quindi diciamo l'utilizzo di questo dataset comunque è molto specifico e quindi non permetterebbe di calibrare bene alcuni termini tipo attenuazione sulla Sì. distanza, eccetera. Posso aggiungere un Certo, commento? sì, Giovanni, certo, ti stavo No, 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 dando la parola. sì, no, effettivamente quello che diceva Sara è giusto, cioè questo dataset è utile come correttivo in near source. Infatti, diciamo, la cosa che mi sembrerebbe utile ed intelligente è sfruttare delle geometrie esistenti. Quelle che sono le predizioni lontane, sostanzialmente, che possono essere anche, diciamo, in molti casi legate alle caratteristiche regionali. Quindi tu hai un modello che ti descrive bene il moto in una determinata regione, quindi non so, in centro Italia piuttosto che in qualsiasi altra zona, però poi correggi il moto in condizioni di campo vicino tenendo conto che ovviamente il limite dei dataset regionali è quello di non avere molte registrazioni in campo vicino e quindi di non permettere di, come dire, vincolare opportunamente il moto in questi punti. Quindi in questa maniera, diciamo, si ha questo tipo di compromesso. Sarebbe in quest'ottica, alla luce dei recenti sviluppi anche in termini di modelli, diciamo, del ground motion, che tengano conto degli effetti di campo vicino, sarebbe interessante anche vedere l'impatto nell'utilizzo di questi modelli migliorati nelle stime di pericolosità, per vedere poi dopo qual è l'impatto finale di questi modelli di ground motion sulle nostre stime di pericolosità, che poi dopo questo è il nostro fine ultimo. Assolutamente sì, e anche diciamo poi questo, anche in base a quello che diceva ieri Roberto, mi sembra una strada che adesso abbiamo visto sulla componente verticale, ma sicuramente dovrà essere ripetuto sulla componente orizzontale, perché si è visto che se non si utilizzano dei dati che sono ben popolati sulle, diciamo, le condizioni near source, si rischia di sottostimare il moto in quelle condizioni. Sì, infatti l'idea è proprio quella di applicare in una maniera un po' sistematica, direi, un po' a tutti gli effetti near source che abbiamo osservato sul dataset, quindi applicare in maniera sistematica la calibrazione di questi correttivi e chiaramente mirare poi alla valutazione dell'impatto sull'hazard, perché non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo finale. Una domanda A a Giovanna. Roberto, scusa. Sì,
Alla luce anche di quello che abbiamo discusso ieri, cioè comunque sull'esigenza di rendere comunque semplice dal punto operativo anche appunto l'adozione di questi modelli. Quello che e quindi di evitare, se vogliamo, la chiamiamola sovraparametrizzazione. Mi chiedevo, se uno volesse utilizzare questi fattori correttivi in pratica, in una PSH, di che cosa avrebbe bisogno? Cioè, basterebbe effettivamente soltanto dire, ok, io ti do una condizione near source, che ne so, RGB minore di 15 km se la magnitudo è tot, RGB minore di 20 km se la magnitudo è tutt'altro, e di default allora aggiungo questi fattori. Cioè, questa sarebbe un'applicazione, se vogliamo, semplice. È chiaro, poi dopo ci potrebbero essere anche livelli aggiuntivi, tipo di faglie, eccetera. Ecco, come la vedete? Guarda, allora diciamo non è una risposta semplice, nel senso che bisognerebbe guardarsi un attimo i dati, però effettivamente credo che valga la pena studiarsi i residui di questo dataset, strettamente quindi legato a registrazioni near source, in funzione di tutte le variabili che potrebbero essere significative, quindi magnitudo, distanza. E stile di fagliazione. Nel momento in cui, per esempio, non l'abbiamo fatto per la WSOH, per quindi il rapporto tra la componente verticale ed orizzontale, abbiamo visto che praticamente quasi tutte le variabili erano significative nella calibrazione. Quindi abbiamo introdotto e si sono viste anche delle dipendenze molto più marcate, per esempio, sui meccanismi focali. Per esempio, avevamo un po' di difficoltà, per esempio, a vedere quello che è sempre stato osservato, che il livello del ground motion delle faglie thrust era più elevato rispetto a quelle delle faglie normali, invece sui dati near source si vede molto meglio. Poi su come applicarle, anche quello è un po' da discutere. Io mi immagino che adesso penso ad un modello a faglie, per dire, che comunque in un certo buffer intorno alla faglia, nella quale ci aspettiamo, diciamo, che si verifichi, che ci sia, diciamo, un effetto near source, si può introdurre questo correttivo. Non so bene, insomma, adesso poi che implicazioni ha dal punto di vista, diciamo, proprio come si può implementare in un codice di pericolosità o qualcosa del genere. Bisognerebbe provare a vedere come fare. Forse l'unica cosa su cui dobbiamo fare un po' attenzione è sempre un po' il discorso della variabilità. E perché la variabilità di questo dataset ovviamente potrebbe non essere rappresentativa della variabilità dell'area che stiamo prendendo in considerazione, quindi del dataset locale, e quindi bisogna un attimo fare qualche riflessione per capire come, diciamo, come valutare opportunamente la variabilità in questo caso. È un campo aperto, sicuramente. Grazie mille ad entrambi. Allora, ci sono un po' di persone in lista. Allora, darei la parola prima ad Andrea Herrero per fare un intervento a riguardo. Allora, secondo me ci sono due strategie. La prima, a basso livello, è tenere conto di quello che si osserva da 30 anni a queste parti, che la standard deviation sulle game piece, quando siamo a distanze corte, esplode in confronto a quando siamo lontano dalla sorgente. È una cosa sulla quale poche diciamo, mappe o approcci PSC hanno voluto diciamo, includere perché costa tanto, ma la risposta è quella. Qualsiasi database moderno che abbiamo, non riusciamo ancora a avere una buona, diciamo, campionamento di tutta la variabilità che può succedere in sorgente vicina, perché diciamo, io sono un po' più difficile, un po' vicino per me è lo statico. E quindi è un problema. Cioè,
Quando abbiamo sufficientemente dati, a quel punto diciamo, ignoriamo tranquillamente la teoria e diciamo, l'approccio di Junio Iervolino per il pulso mi piace tanto. Diciamo, lui fa lo vedo o non lo vedo, fa delle statistiche e poi queste probabilità le introduce direttamente dentro un quadro PSC. Quindi un approccio totalmente fenomenologico sul quale diciamo, uno pensa che abbia abbastanza dati per avere una statistica sufficiente in sorgente vicina, può farlo. Ecco, era tutto il mio parere. Grazie mille, Andrea. Ovviamente nel campo vicino ne ho parlato marginalmente ieri pomeriggio, nel campo vicino di un terremoto poi si apre, diciamo, l'aspetto legato alle simulazioni numeriche fisicamente basate, che ovviamente nel campo vicino possono dare un contributo alla caratterizzazione dello scuotimento del suolo, perché vincolate sì. alla fisica del problema. Sì, ma questo infatti era attaccato a quello che dicevi, cioè sulle simulazioni vediamo una variabilità di quello che osserviamo che è molto superiore al dato attualmente. Quindi non è che diciamo, dico che il dato è sbagliato, mancherebbe, dico che dai modelli anche rosi che abbiamo noi aspettiamo una variabilità che non abbiamo ancora osservato e secondo me è ragionevole perché giustamente abbiamo un database che secondo me, visto tutta la complessità di quello che succede vicino al nostro sorgente, noi abbiamo abbastanza dati per diciamo cogliarla completamente. Sì, è chiaro il tuo punto di vista, grazie mille. Darei la parola a Kinci, prego. Grazie, buon pomeriggio. Volevo anche condividere il mio schermo, se è possibile. Certo, assolutamente. Ma comunque, io sono d'accordo con quello che stiamo parlando agli effetti delle caratteristiche delle sorgente, che è una delle cose... un attimo. Sono riuscita? Sì, adesso vediamo il tuo schermo in piccolo, ma lo vediamo. Ok, allora dicevo... Potresti mettere in modalità di presentazione, per favore? Sì, lo farò, grazie. Allora, dicevamo gli effetti delle caratteristiche delle sorgente e anche al sito insieme sono sicuramente parametri importanti che contribuiscono alla relazione del GMPs. E questa cosa, un comportamento diciamo importante, non è considerato nella valutazione delle pericolosità probabilistico e nel PSHJ. Quindi deriva dalla rottura della faglia, un fenomeno che si osserva molto spesso nei dati registrati durante i terremoti, sinceramente sia piccoli che forti. Tante volte, infatti, quelli piccoli, le direttività con l'effetto di sito diventa abbastanza difficile. E questo effetto di sorgente dipende da geometria della faglia, no? Cioè che tipo di meccanismo o geometria tra sito e sorgente e la velocità della rottura, quindi di fisico della faglia e della rottura. E questo suo effetto diciamo, lo faccio vedere così, questo terremoto di L'Aquila, che lo vediamo questi effetti molto, molto spesso. E quindi il suo effetto, cosa succede? Che è modulato dal radiation pattern che modifica la distribuzione azimutale del ground motion. E questo si osserva molto spesso, sinceramente. Abbiamo fatto un lavoro insieme nell'ambito del MarSight e abbiamo cercato di inserire questo effetto nella mappa di pericolosità. E certo che
Cioè, in questo punto abbiamo utilizzato un NGA perché ci aveva un parte correttivo per questo parametro. Quindi adesso non voglio entrare in dettaglio come è stato fatto, ma esisteva questo fattore correttivo, per quello abbiamo scelto questa legge di attenuazione. Quindi una ricerca che è stata fatta per NGA, e questo si può fare anche per i dati, diciamo, per le leggi di attenuazione che stiamo sviluppando dai colleghi che stanno lavorando in Italia. E questo l'effetto si vede, diciamo, è molto chiaro, questo 10% in 50 anni, 3 secondi. Quindi questa, diciamo, la mappa presenta spectral acceleration 3 secondi utilizzando una la faglia e leggi di attenuazione classici. E se inseriamo questo l'effetto di direttività, questo sicuramente cambia la forma, no? Però tante volte alla fine faccio vedere i risultati in funzione della curva di Hazard. Queste sono linee tratteggiate e l'effetto di direttività che stiamo vedendo su quella faglia che abbiamo lavorato, solo una faglia, sinceramente. E quello altro invece è il most probable worst case. Il cambiamento si vede veramente molto forte a 10 secondi, quasi 25%. Quindi questo può essere un effetto importante, ma certo che non sappiamo in un giorno quando viene terremoto e dove propaga, verso est e sud, nord. Questo è una cosa che non possiamo rispondere al momento, o almeno per tutte le strutture, diciamo, che esistendo conosciamo. Però sappiamo una cosa, che questo l'effetto, questa differenza può arrivare al 25%. Questo penso che è un'informazione e sia utile quando facciamo questi calcoli. Un altro l'effetto importante è complessità della rottura, no? Cioè la complessità sullo slip, sulla faglia. Questo incide molto. Questo lavoro stiamo facendo recentemente, abbiamo fatto, abbiamo simulato sia PGA che PGV utilizzando la rottura del terremoto di Norcia. E quando abbiamo inserito la faglia secondaria, come vedete, sia il radiation pattern che l'amplificazione dell'accelerazione sono cambiati. Quindi questi parametri sono causato dal sorgente e dal natura, e sono importanti sicuramente, e dobbiamo studiare, lavorare e vedere percentuale che questi cambiamenti in termini di percentuale si può inserire come un parametro correttivo, giusto per capire quali parametri fisici sono importanti a near source. Ecco, grazie, tutto qua. Grazie mille per l'intervento estremamente interessante. Anche noi come gruppo, diciamo, abbiamo lavorato molto sulle simulazioni numeriche fisicamente basate, anche per capire il ruolo di questi fenomeni di direttività, di radiation pattern, direzione di propagazione della rottura, ha poi dopo sul ground motion e poi anche su analisi di pericolosità, diciamo, fisicamente basate. Quindi è sicuramente un ambito di ricerca che merita molta attenzione. Se in questo momento però mi metto gli occhiali da ingegnere, mi viene da chiedere, da domandare come possiamo poi dal punto di vista pratico tenere conto di questa complessità.
perché è una complessità estremamente forte, richiederebbe una conoscenza di parametri che non sappiamo, perché richiede la conoscenza di una geometria esatta della faglia, di una posizione dell'ipocentro, di una posizione dell'asperità sul piano di faglia e quindi della velocità di rottura, quindi parametri che non riusciamo in qualche modo a vincolare. Posso aggiungere una cosa? Questo Certo. secondo me e si può fare con i modelli dinamici, perché noi adesso siamo incapaci di produrre, fare queste simulazioni e che ci dicono veramente su una struttura da dove è più probabile che questa faglia si può rompere? Infatti, quello è il PDF che noi abbiamo utilizzato per scegliere direttività, veniva da un lavoro fatto dinamicamente in quella zona. Quindi ci sono parametri che possiamo utilizzare, ma è difficile, certo, fare per tutto il territorio questo tipo di lavoro. Questo è molto Certo, difficile, sì. sì, e poi chiarisco un punto sulle rotture e sulle simulazioni dinamiche. Ovviamente nelle simulazioni cinematiche viene, diciamo, fornito come ingresso alla distribuzione di slip, quindi parametri cinematici e rottura. In quelle nelle simulazioni dinamiche, ovviamente devo andare a modellare le leggi di rottura sui materiali crostali, quindi con una complessità veramente, veramente notevole. Grazie mille ancora per l'intervento molto interessante. Non so se ci sono altri interventi. Allora, sì, Roberto ha un commento sulle componenti verticali. Sì, prego, prego Roberto. Beh, è un commento, boh, se vogliamo, un po' naif, però era un po' un punto di domanda. Non so se ci sia ancora Carlo Doglioni presente. Cioè, uno effettivamente a questo punto si chiede, beh, ma perché, visto che comunque le componenti verticali, è vero che a grande distanza sono effettivamente decisamente più basse, ma a breve distanza abbiamo visto anche con i vostri lavori che sono significative, poi sicuramente più sulle alte frequenze che non sulle basse frequenze. Mi chiedevo che cosa osta a formulare delle valutazioni di pericolosità sismica sulle componenti verticali. Sicuramente ci potrebbe essere un problema di consistenza tra i due risultati, nel senso che quello che poi dopo potrebbe essere il risultato, che ne so, di una disaggregazione in componente orizzontale, potrebbe essere discordante rispetto a quello che potrebbe essere in termini di componente verticale. Non so neanche se proprio per questo motivo l'introduzione della VSUH possa aiutare, perché questi fattori correttivi sono medi, non è detto che poi si applicano appunto sui valori specifici, diciamo, per un certo valore di magnitudo e distanza. Ma in ogni caso, appunto, al di là di questi punti di domanda che ci possono essere, credo che anche comunque spingersi nella direzione di avere degli studi di pericolosità sismica in componente verticale potrebbe veramente essere di aiuto. In fondo, credo che nulla manchi da questo punto di vista, salvo probabilmente appunto chiarire quei punti a cui ho vagamente fatto cenno. Io penso che in prospettiva futura sarebbe sicuramente anche questo abbastanza utile, anche per chiarire tanti aspetti che spesso poi vengono giustamente portati come richieste di approfondimento. Grazie. Grazie Roberto, se nessuno, non so se qualcuno abbia da aggiungere qualcosa, fare un ulteriore commento. Sì, diciamo, posso fare un commento rapidissimo. Io a riguardo il problema del
dei studi di pericolosità sulla componente verticale separatamente risiede principalmente nel fatto, come accennavi, come anticipavi anche tu, che effettivamente poi potrebbero dal punto di vista applicativo risultare dei terremoti di progetto da disaggregazione non compatibili, non consistenti fra componenti orizzontali e verticali, quindi ponendo poi dei problemi anche in termini di applicazione, quindi di selezione delle time history per analisi dinamiche e così via. Però sicuramente una migliore caratterizzazione della componente verticale va cercata nel futuro. Non so se ci sono altri interventi a riguardo sulla questione delle componenti verticali. Ok, allora io direi Scusa che Chiara, sono Carlo Meletti, una cosa al volo. sì, prego Carlo. Il problema, ne abbiamo discusso anche nell'ambito del nostro progetto, e il problema essenzialmente è che di fatto mancano i modelli di attenuazione. Per le componenti verticali stanno cominciando a uscire adesso, mentre per quanto riguarda le componenti orizzontali ne abbiamo centinaia e centinaia disponibili a qualunque scala uno lo voglia fare. Essenzialmente questo è il problema, non c'è nessun altro tipo di problema. E è un po' come il discorso rispetto al problema della direttività che ha accennato Heibich prima. Noi nel 2009, nell'ambito di un progetto di PC insieme a Mario Ordas, abbiamo sviluppato all'interno del codice CRISIS un modello, diciamo, la possibilità di utilizzare modelli di attenuazione anisotropi tridimensionali. Il fatto che, appunto, non solo esistono pochi modelli, ma il problema è che si pone di sapere esattamente la prossima rottura in quale direzione sarà. Quindi, insomma, è a quel punto devi fare delle ipotesi e quindi introdurre delle incertezze veramente enormi. Questa è la mia risposta per quello che proprio io non faccio GMP, quindi magari qualcun altro sa rispondere meglio di me. Grazie mille Carlo. Sì, certo, c'è anche il punto che GMP sviluppate sulle componenti verticali attualmente non ci sono. Sì, c'è anche quel punto, ma nell'ottica dell'applicazione, diciamo, di modelli di pericolosità, di stime di pericolosità per la verticale, c'è comunque da fare una valutazione, una riflessione appunto anche sulla eventuale poi consistenza dei due risultati, se il problema viene affrontato, lo studio, le calcoli vengono affrontati separatamente. Roberto fa un commento che GMP verticali possono essere rapidamente prodotte, certo, diciamo che gli strumenti e know-how per produrre modelli del ground motion in verticale ce l'abbiamo, sì, assolutamente. Non io ovviamente, ma altri gruppi. No, posso mi commento anche su questo. Cioè, effettivamente Roberto ha ragione, sì, effettivamente non si possono produrre, però un po' il problema delle GMP è che vengono prodotte un po', come dire, usando, cioè in maniera un po' a spot, mettiamola così. Penso che certe volte ci sono delle GMP calibrate solo per le componenti orizzontali, altre volte solo per le verticali, altre volte per un range di periodi inferiore rispetto a quello magari richiesto dall'analisi normativa. Magari non ci sono dei modelli per altri parametri che possono essere interessi ingegneristici, IAS ed altre cose di questo genere. Effettivamente credo che nel momento, come dire, diciamo, per far quadrare tutto, cioè per avere, come dire, una disponibilità di un set di modelli omogenei, quindi sia per componente che per verticale, sia per tutti i parametri di interesse, è la cosa più complicata. E questa cosa forse magari dovrebbe essere
quando si fa una mappa, come d'altronde hanno fatto anche in Europa per l'aggiornamento della mappa di Share, ci dovrebbe essere un gruppo che contestualmente probabilmente sviluppa anche modelli di estimazione adatti e che vanno bene per quella mappa, quindi diciamo con i parametri richiesti, con le componenti che sono di interesse. Sì, se posso fare un commento un po' più generale, secondo me quello che servirebbe è appunto di nuovo una stretta sinergia tra la comunità, come posso dire, di chi si occupa di pericolosità, ground motion e la parte più ingegneristica, dove diciamo, la parte ingegneristica può diciamo, porre dei problemi specifici a cui si può rispondere, perché per esempio appunto adesso che ci sono tanti dati, fare una GMPE sulla componente verticale non è un grosso problema, come dire, uno prende e la fa. Alla stessa cosa, diciamo, adesso è la componente verticale, ma così come possono essere altri parametri che magari possono essere di interesse più per applicazioni ingegneristiche, non so, adesso se vogliamo parlare di Hausner piuttosto che di Arias, insomma altri parametri strong motion, che, come posso dire, se non c'è un'esigenza è difficile che te vai a calibrare un modello di questo genere, perché tutto sommato l'interesse, come posso dire, può essere parziale. Una volta quando te hai fatto la GMPE in termini di spettro di risposta o di valori di picco in accelerazione in velocità, come dire, te magari hai sviluppato un metodo, hai esplorato un dataset, hai trovato determinati effetti, ti fermi lì, no? Invece ci dovrebbe essere proprio, come dire, noi appunto facciamo la progettazione in una certa maniera, ci servono questi parametri, siamo interessati a questi tipo di problemi, e allora diciamo, secondo me, la parte sismologica la può affrontare e anche magari risolvere in maniera non dico migliore, però è più di sua competenza in qualche modo chi si occupa di queste cose. Questo è un invito più che altro, ecco, come dire, che non di cercare come dire, che a volte i modelli te li sviluppi e li fai, ma anche perché sai che servono, altrimenti restano così, lettera un po', che lasciano il tempo che trovano, ecco. Solo questo volevo dire. Grazie Francesca, assolutamente condivido pienamente e accolgo con molto piacere la tua riflessione, il tuo invito. Effettivamente la sinergia mondo sismologico e mondo ingegneristico è fondamentale anche perché in questo modo, solo in questo modo, diciamo, il mondo sismologico può capire bene le esigenze del mondo ingegneristico e quindi fornire prodotti di effettivo utilizzo poi del mondo ingegneristico. Mi ricollego anche a un commento interessante fatto da Carlo Lai ieri pomeriggio, se non mi sbaglio, anche riguardo alla possibilità di offrire un portafoglio più ampio di misure di intensità nell'ambito di una valutazione di pericolosità, non solo di picco ma anche integrali, perché si sa poi lato poi rischio sismico che anche il danno poi è maggiormente correlato con altre misure di intensità, non come solamente con la PCA come viene comunemente fatto. E quindi sì assolutamente, questo è centrale e sì, è forse anche un po' l'aspetto più difficile, come abbiamo detto anche all'inizio. Grazie mille per l'intervento. Per fare un ulteriore commento su questo, dico proprio, voglio riportare l'esperienza che io ho avuto l'anno scorso al GNGTS, in cui diciamo, per vari motivi, non so come mai, sono state presentate diciamo, tre leggi di conversione dai dati di intensità e parametri ground motion, sviluppati in parte in ambito più ingegneristico, colleghi di Reluis, qualcuno era stato sviluppato anche nell'ambito della mappa, e ognuno che faceva un pezzetto prendendo dei dati diciamo non diversi. Adesso io non dico che non bisogna avere una uniformità, cioè che deve essere, come dire, un monopolio per cui soltanto
chi si occupa di queste cose lo deve fare, però anche da questo punto di vista si vede che ci sono delle esigenze magari e poi ognuno se le risolve a modo proprio perché ha un'applicazione, no? Quindi anche questo sarebbe bello che uno dice, vabbè, c'è questo problema, non so, è fondamentale avere delle leggi di conversione tra dati di intensità macrosismica e parametri ground motion, allora si lavora su questo, si mettono su dei gruppi, non soltanto diciamo, per studiare i dati, ma anche per, come dire, per fornire dei prodotti che poi possono essere applicati, utilizzabili in contesti specifici. Sì, certo, prodotti sviluppati con approcci poi anche omogenei, con dataset consistenti, ovviamente sarebbe un enorme vantaggio. Anche Giovanni Lanzano dice NGA West fa questo, più gruppi che sviluppano modelli. Ok, allora. Sono le 16:40, alle 17 abbiamo anche una, diciamo, una sessione di recap, di sintesi di tutti questi risultati. Non so se abbiate qualche altro spunto, qualche altra riflessione da fare, assolutamente possiamo farla in questi 10 minuti, altrimenti potremmo chiudere la sessione. Sì, in realtà nella chat condivisa stavamo tra organizzatori, cercavamo di almeno, pensavamo di dare almeno una decina di minuti di break prima Ok, del recap finale. Quindi se abbiamo ok, ancora un 5 minuti di discussione, soprattutto per quanto concerne la comunicazione, dal momento che comunque gli altri temi sono stati più o meno tagliati, ben venga. Altrimenti prendiamoci una decina di minuti prima di ricapitolare il tutto nella nuova sessione. Allora, Andrea fa un commento via chat sulla comunicazione, certo, sì. È un aspetto che è molto importante, effettivamente un po' rimane sempre in secondo piano, perché è ritenuto meno scientifico, però ovviamente è importantissimo quando si fanno valutazioni dell'impatto, perché dopo è facile anche informare male, comunicare male, quindi avere anche degli effetti controproducenti, a mio parere. Non so se Posso? Andrea vuole dire qualcosa a riguardo. Io ho un'opinione che passi, non è condivisa da molto tempo, è che è importantissimo comunicare bene il nostro ruolo anche alla popolazione della pericolosità sismica, ma i nostri, diciamo, prodotti, come la mappa di pericolosità sismica classica, secondo me è un pessimo oggetto con il quale noi dobbiamo comunicare. Io ho già dei colleghi sismologi che, diciamo, hanno difficoltà con quella mappa e non colgono tutte le sue, diciamo, faccette, quindi immagino qualcuno per strada si deve cogliere bene, diciamo, il senso di questo prodotto. Allora è vero, possiamo giocare sui colori, renderlo semplice, dire guarda, dove è rosso è molto più pericoloso, dove è più verde è meno pericoloso, ma a quel punto, se vogliamo semplificare la comunicazione, meglio a quel punto prendere un altro prodotto e lasciare, diciamo, la mappa di pericolosità sismica, che è fondamentale, al suo ruolo tecnico che ha di ponte in tutta questa catena del rischio, e trovare diciamo, i parametri e la maniera di comunicare migliore. Non sono un comunicatore, quindi, e dovrei lasciare la parola a chi ne sa meglio di me, ma diciamo, io ho sempre un dubbio quando, diciamo, le poche volte in cui parlo con il pubblico di pericolosità sismica, la prima cosa che faccio è evito di mostrare la mappa di pericolosità sismica, perché non lo trovo mai un aiuto al mio discorso. Grazie, grazie mille per l'intervento. Sì, condivido effettivamente la mappa di pericolosità sismica, no, probabilmente non è un prodotto consono per la comunicazione, però
perché è troppo difficile da comprendere per un pubblico. Quindi bisognerebbe trovare, ma non so neanche io quali siano, delle modalità, dei prodotti o un insieme di prodotti, un portafoglio di prodotti che possa essere più efficace a tale scopo. Ripeto, anch'io non lo so, mi chiedo se qualcuno abbia esperienza nell'ambito di altri progetti, però effettivamente la mappa di pericolosità finisce per essere vista come un oggetto poi un po' un alieno, un oggetto incomprensibile, poi questo non fa che ridurre la percezione del rischio reale, rischio sismico reale. Se posso aggiungere un piccolo commento, perché questa discussione qua sulla comunicazione dei risultati della pericolosità sismica probabilistica l'ho incontrata diverse volte, anche in Svizzera, e lì sono un po' d'accordo anche con quello che dice Marco, dipende da quello che si vuole comunicare. Il punto è che noi non vogliamo comunicare tutta la scienza che c'è dietro la pericolosità, non sarebbe assurdo. Sarebbe come dire che chi fa la TAC sta lì a ingegnarsi per presentare fondamentalmente all'uomo di strada tutto il complesso che c'è dietro le elaborazioni fatte da una TAC, non avrebbe senso. In effetti qui la discussione dovrebbe essere veramente non come presentarle, ma appunto che cosa presentare. Scusate. Per chi presentarlo anche, sì. Allora, non so se Simone forse voleva fare un commento. No, vabbè, io ho scritto Carlo, in chat. Anche Carlo Lai, sì. Io ho scritto in chat, nel senso che dipende anche dall'interlocutore, dal livello a cui vogliamo spingerci nella comunicazione. Cioè, se il nostro interlocutore è un progettista, se il nostro interlocutore è uno studente universitario, piuttosto che uno studente di scuola superiore. Cioè, molto dipende anche appunto dall'interlocutore, però a parte questo mi sembrava che avesse chiesto un spazio per un breve intervento Warner. Non vorrei... Sì, è vero, sì, Warner prima e poi Carlo Lai, sì. Un minuto, se si vuole comunicare giusto al primo ordine, uno dei possibili infiniti modi in cui si può comunicare, probabilmente riesce a essere anche un pochino più digestibile al pubblico, è produrre delle mappe non presentando il ground shaking 10%, ma è il contrario. Cioè, scegliere ad esempio una PGA che si sa che può creare danni, supponiamo 0,15G, 0,2G, e poi si plotta la probabilità di superare questa soglia ritenuta importante nei prossimi 50 anni. Così uno vede, colore più accesi, vuol dire che tu hai più probabilità di superarla nei tuoi 50 anni. Questo è un qualche cosa che per mia esperienza, parlando anche con amici che non sono sismologi, è un qualcosa che capiscono estremamente meglio. Ovviamente, diciamo, il limite è qual è quel magico parametro per cui fare la mappa. Però, ripeto, se uno si mette d'accordo 0,15, 0,20G di PGA, che sono già comunque dei valori che al di là dei danni sono un qualche cosa che indubbiamente fanno certa impressione, uno si riesce a rendere conto quali sono le aree italiane in cui è più probabile superarle. Finito. Sì, sono d'accordo. Ho visto anche qualche risultato di alcuni progetti recenti negli Stati Uniti in cui c'è stato uno sforzo anche appunto a produrre queste mappe in termini di chance di avere un certo livello di intensità ottenuta attraverso conversione della PGA o dell'ordinata spettrale a un secondo, non mi ricordo bene, nel prossimo anno, nel prossimi 50 anni. Quindi sì, sicuramente quello andrebbe nella direzione di qualcosa di più diretto per il grande pubblico, diciamo, per i cittadini. E, non voglio rubare tempo. Forse Carlo Lai, Carlo, voleva dire qualcosa. Sì, volevo aggiungere che noi non possiamo, secondo me, cioè in generale gli scienziati, i tecnici, non possiamo esimerci dal confronto con il pubblico, con la comunicazione al pubblico, di certe questioni che sono assolutamente rilevanti. A me è capitato più volte, per esempio, di partecipare a delle riunioni condominiali, anche perché io ho cercato di convincere le persone
ad allargare l'assicurazione non solo agli incendi, ma anche per il sisma e quindi il bonus sisma, eccetera. E mi sono reso conto facendo questo che inevitabilmente poi la gente chiede a te, vuole comprendere, no? E quindi uno deve essere anche consapevole che se vive a Reggio Calabria, diciamo, la pericolosità sismica è diversa che se vive a Milano. Vale anche quello che diceva Marco Pagani, la questione di distinguere la pericolosità dal rischio. Ecco, io credo che concetti come rischio, pericolosità, vulnerabilità sono concetti che si possono spiegare in maniera divulgativa, che possono essere compresi, no? Anche con degli esempi, prendendo due scuole costruite con esattamente le stesse identiche tipologie, ma localizzate in posti diversi, eccetera, eccetera. Quindi comunicare questo, secondo me, è nostro compito e serve anche a, come dire, migliorare la consapevolezza delle persone rispetto al rischio sismico e ovviamente agganciato a questo, alla pericolosità sismica, perché poi le azioni delle persone sono conseguenti. Tutto qua, grazie. Grazie mille Carlo, e collegandomi al tuo intervento, ovviamente anche in questo panorama di coinvolgimento diretto del pubblico per una maggiore consapevolezza sul rischio sismico, anche favorire una maggiore memoria storica, anche una conoscenza della storia della propria località porta a una maggiore una percezione maggiore del rischio effettivo, della pericolosità, del rischio sismico in una certa area. Quindi anche la conoscenza della storia sicuramente aiuta in termini di divulgazione e disseminazione. E allora direi che forse adesso dobbiamo chiudere la sessione per lasciare almeno 5 minuti di break prima della sessione conclusiva. Prima di chiudere vorrei ringraziare tutti per il contributo, sono stata molto contenta di questa sessione, ringrazio ancora gli organizzatori e ovviamente spero che possa essere l'occasione per stimolare, rafforzare alcune sinergie tra due mondi che a volte sono distanti ma devono per forza dialogare in questo contesto specifico. Grazie. Grazie a te Chiara per aver moderato la sessione. Sì, è meglio effettivamente lasciare un 10 minuti quindi di sospensione prima di fare, diciamo, prima di avere l'ultima sessione conclusiva.